Anagogia è un termine che nel tardo latino medievale sostituisce il precedente anagogie, in greco, che nella logica aristotelica indica quel processo induttivo che dall'esperienza particolare porta alla definizione dell'universale e nel pensiero neoplatonico il cammino che attraverso i vari gradi del sensibile permette di attingere l'intellegibile. Quest'ultimo significato è ripreso dall'esegesi biblica operata dalla patristica, che dall'analisi della realtà dei fatti biblici coglie per analogia un significato spirituale futuro, per cui ad esempio la risurrezione di Cristo va interpretata come l'evento anticipatore della risurrezione dei fedeli. Esegesi biblica. Si ritrova nella locuzione significato anagogico per indicare uno dei quattro significati delle Scritture – letterale, allegorico, morale e anagogico. Secondo la distinzione che può rinvenirsi in Ugo di San Vittore, è specialmente quello che rivela il significato più profondo e recondito delle sacre scritture, mediante un procedimento che conduce dalle cose dell'esperienza sensibile a quella divina e, più in generale, dalle creature viventi alla loro causa prima. Codificato nei simboli dell'interpretazione esegetica dei testi sacri, il significato anagogico conduce al divino e alla sua visione. Gerarchicamente, nei quattro significati della scrittura, quello anagogico viene per ultimo, dopo il significato letterale, quello allegorico e quello tropologico o detto morale.